grazie Patrizia, grazie dell'invito. Cercherò di spiegare sommariamente quello che stiamo facendo in tema di sviluppo riferimento ai 56 comuni del cratere che costituiscono insieme all'Aquila il cratere Sisma 2009, a partire dal video che è stato mostrato, video che rappresenta in maniera molto sintetica ma chiara ed esplicita la bellezza dei territori nei quali circa 300 funzionari dal 2013 sono stati assunti per occuparsi della ricostruzione dei centri storici. Quindi io mi occupo specificamente di 56 comuni del cratere più 120 fuori dal cratere, cioè di comuni meno danneggiati ma che comunque sono stati toccati dal sisma. E quindi, come è stato detto, alla ricostruzione fisica, di cui ho la massima responsabilità per i piccoli comuni, per i piccoli borghi, affianchiamo, da quando mi sono insediato, cioè dall'inizio dell'anno, la necessità, oltre che desiderio, di applicare alle tecniche di consolidamento edilizie delle specifiche tecniche che siano più legate, come diceva anche prima il senatore, ad aspetti legati al sociale e alle necessità di riprendere dal punto di vista socio-economico i territori colpiti. Per cui ci siamo dati tra gli obiettivi che avevamo con la legge 134, poi è stata integrata dalla legge del 2017 numero 172, che ha rivisto lo schema di ripartizione degli uffici che sono dedicati alla ricostruzione. Ci siamo dati anche l'onere assoluto di garantire col personale una messa in rete delle azioni di sviluppo che riguardano i singoli comuni, perché il problema che viviamo oggi è quello di progetti di sviluppo che siano legati ai singoli comuni, quindi molto localizzati, ma che poi probabilmente non riescono ad avere un respiro di lungo termine, perché sono progetti spesso molto poco utili alla comunità complessiva, comunità che è fatta di appunto borghi di poche centinaia di abitanti in molti casi, e quindi che ha bisogno di alleanze, di coalizioni con altri comuni limitrofi per garantire la sopravvivenza, perché noi abbiamo assistito già prima del terremoto del 2009 a uno spopolamento di questi territori, per cui oggi dobbiamo garantire non solo il recupero fisico ma anche il recupero della abitabilità e della attrattiva di questi territori, che diciamo non devo io spiegare, visto le immagini che velocemente avete visto. Abbiamo 8 aree omogenee, velocemente, con 8 uffici. Stiamo operando una trasformazione della nostra situazione organizzativa. Nel merito dello sviluppo, con la legge 134 sono state individuate le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione, oltre a quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori. Ed è stato poi assegnato all'USRC in particolare la competenza anche in tema di sviluppo, quindi è nel nostro DNA fin dall'inizio, ma solo ora, con lo stanziamento del 4% a valere sulla ricostruzione privata, si inizia a vedere, d'ora che la ricostruzione privata entra nella fase di medio quasi finale, siamo a un 60-70% nei centri storici messi meglio, per avere invece un 10% purtroppo nei 12 su 56 comuni che sono stati anche colpiti dal terremoto del 2016. Quindi abbiamo una doppia velocità nella ricostruzione. Per i comuni che sono più avanti lo sviluppo inizia a essere un tema assolutamente importante, quindi con il 4% le risorse vengono destinate alle 7 categorie di cui parlava poco fa l'ingegnere Fabrizi. Vado velocemente sulle norme, perché è stato già detto che sono complessivamente stanziati ad oggi 319 milioni di euro e fanno parte del programma Restart. Un'ulteriore tranche viene stabilita dalle ultime CIPE del 2017-18 per ulteriori programmi di sviluppo. E questa è un po' la declinazione di quanto è stato finora ripartito, approvato, e quanto quindi residua sulle 7 categorie di cui ci ha parlato poco fa l'ingegnere Fabrizi. Vediamo che sostanzialmente la fa, in termini di utilizzi, la fa da padrone la categoria A sul sistema imprenditoriale e produttivo, e quindi a seguire ci sono il turismo e l'ambiente con il 59%, 47 milioni di euro. È stato approvato tutto ciò che riguarda la cultura, mentre siamo un po' più indietro sulle altre categorie, a meno della governance, che aveva una destinazione di fondi abbastanza limitata. Quindi al contrario, le risorse residuano principalmente sul sistema imprenditoriale e produttivo, sul turismo e l'ambiente, a seguire sulla ricerca e innovazione tecnologica.
questo come dati complessivi, perché poi c'è una definizione di quanto viene utilizzato dal comune dell'Aquila rispetto a quello che invece è destinato ai piccoli borghi. Questo è un po' uno schema che rappresenta la fase di approvazione degli interventi con un SRC componente del gruppo tecnico per l'istruttoria degli interventi di sviluppo, quindi abbiamo funzionari dedicati anche come fa l'ufficio, il nostro gemello che è l'ufficio speciale del Comune dell'Aquila, e quindi partecipiamo a queste fasi di approvazione dei progetti per poi occuparci in fase attuativa del trasferimento delle risorse che sono state approvate nel tavolo che presiede la struttura di missione e con il comitato di indirizzo. Queste sono le principali categorie di attività che ci competono come ufficio speciale, quindi il trasferimento delle risorse destinate agli interventi del programma Restart, il raccordo tra i comuni del cratere e la struttura di missione e la comunicazione e informazione dei comuni del cratere attraverso il nostro sito istituzionale, quindi favoriamo una ampia comunicazione da pochi mesi sulle attività che ci competono e che vedono per noi, insieme a noi protagonisti, Formez che si sta spendendo tantissimo nella riuscita di questi progetti e del programma in generale. E quindi questo è un esempio di quanto noi andiamo a postare quotidianamente sul nostro sito per dare non solo evidenza di come vengono utilizzate le risorse economiche, ma anche per determinare una sorta di concorrenza tra comuni, perché spesso è sulla base della concorrenza, l'abbiamo visto noi che ci occupiamo di ricostruzione delle singole unità abitative, creare concorrenza tra comuni perché ci sono comuni che spendono di più rispetto ad altri determina un desiderio da parte di amministrazioni di piccoli comuni a far meglio, quindi dove ci sono piccoli comuni e piccole amministrazioni spesso il singolo sindaco piuttosto che il tecnico comunale possono fare la differenza, quindi determiniamo con la nostra azione di informazione e diffusione delle attività che vengono attuate e approvate questa necessità di far di più e meglio da parte degli altri comuni. Questi sono alcuni esempi di attività, come ci diceva prima l'ingegner Fabrizio, che riguardano alcuni dei nostri comuni. Un esempio riguarda l'urbanizzazione delle aree produttive nel comune di Pizzoli, lo sviluppo dell'attrattiva turistica con Mise ed Invitalia, fondi cultura sul filone C che riguardano invece il comune dell'Aquila con il decennale e formazione in ambito linguistico scientifico che riguardano nuovamente due dei nostri comuni che sono nello specifico Scoppito e Gaiano Laterno. E questo è un po' lo schema che postiamo sul nostro sito, che rappresenta lo stato di avanzamento dell'utilizzo delle risorse finanziarie categoria per categoria. Non mi dilungo molto, sono tutte informazioni che si trovano sul sito dell'USRC. Ancora, incontri in programma e avvisi in pubblicazione sull'ambito del programma di sviluppo Restart. Andiamo a evidenziare quelle che sono le progettazioni e le fasi che vengono sviluppate da vari enti coinvolti. E questo in particolare è un esempio di quello che riguarda la priorità B, il turismo e l'ambiente. I progetti integrati per il turismo riguardano tutti e 56 comuni che sono, come dicevo, organizzati in 8 aree omogenee, quindi 8 progetti integrati per il turismo. Il nostro obiettivo è quello di mettere in rete i singoli comuni di un'unica area omogenea per fare in modo che programmino e propongano delle iniziative di area vasta, di intercomunalità. E sponsorizziamo molto, sottolineiamo molto quando viene attuata la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, avendo le singole aree omogenee delle specifiche vocazioni che vanno assolutamente esaltate. Quindi ci sono incontri che vengono effettuati grazie all'ausilio in particolare del Formez con i nostri funzionari, in particolare con i sindaci delle aree omogenee, che hanno luogo a Fossa piuttosto che nelle singole destinazioni delle aree omogenee, dove si trattano i temi legati alle necessità e alle vocazioni di sviluppo e alle idee progettuali che devono tramutarsi in concrete azioni progettuali. Vengono poi sottoposti all'istruttore della struttura di missione, come dicevamo, e all'approvazione del CIPE attraverso un processo di larga partecipazione. Questo è un esempio, sempre sul turismo e l'ambiente, di come sono differenziati i progetti integrati per il turismo a seconda dei comuni nelle 8 aree omogenee che vedete qui rappresentate. Vedete delle colorazioni, 3 principali, che rappresentano le 3 linee considerate all'interno dei progetti, ossia il turismo storico, culturale e religioso, quello naturalistico e il turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomiche. Ci sono colorazioni diverse in alcuni casi perché ci sono sovrapposizioni di una delle 3 categorie che ho rappresentato. Quindi
quindi alcuni comuni si occupano di attuare progetti sia di turismo storico, culturale e religioso piuttosto che naturalistico, solo per fare un esempio. E questi sono degli esempi di delle tre declinazioni di cui vi ho parlato, quindi ad esempio per il progetto legato al turismo con vocazione turistica di turismo storico, culturale e religioso abbiamo la valorizzazione delle aree archeologiche, dei castelli, delle fortificazioni, del patrimonio architettonico e culturale e delle attrattive di interesse storico e religioso. Per quello naturalistico abbiamo lo sviluppo di idee progettuali legate a parchi, riserve naturali, a percorsi storico-ambientali e al turismo montano. Quindi il video che è stato mostrato prima è esattamente rappresentativo di queste che sono le vocazioni che vi sto mostrando velocemente. Infine il turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomiche. Abbiamo molti borghi che sono al 70-80% di recupero delle abitazioni, nel giro di 2 anni saranno completamente agibili, ma dovremo necessariamente occuparci di come avviare piuttosto che potenziare l'utilizzo delle seconde abitazioni che sono molto presenti nei nostri territori e dobbiamo trovare delle necessarie idee da sviluppare perché queste seconde case vengano abitate sempre di più, tornino ad essere occupate dai relativi proprietari. Grazie per l'attenzione.